un risultato molto importante in controtendenza ai fondi europei riguardanti il sud. In Calabria il PSR funziona, noi siamo ai primissimi posti a livello nazionale per l'avanzamento della spesa. Sono le parole espresse dall'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Cagallo a margine dei lavori dei due comitati di sorveglianza del PSR 2014-2020 e di monitoraggio del completamento di sviluppo rurale PAC 2023-2027 in corso fino a mercoledì 21 giugno presso la cittadella regionale di Catanzaro. Vogliamo ulteriormente accelerare per dimostrare che anche qui siamo capaci di spendere bene i fondi comunitari e di spenderli velocemente. Questo è un momento abbastanza complicato, che però supereremo ulteriormente. Guardiamo al futuro con maggiore fiducia perché abbiamo già iniziato la nuova programmazione 23-27 e insedieremo proprio domani il comitato di monitoraggio del PSR. Quindi siamo già in linea con l'andamento del 23-27 e stiamo per chiudere il programma 14-20. Stiamo dando sostegno alle aziende agricole, agli imprenditori agricoli calabresi attraverso le misure a superficie, investendo moltissimo sul biologico, sul benessere animale e sostenendo anche le imprese che fanno integrato. Stiamo lavorando molto sugli investimenti, abbiamo organizzato gli investimenti in maniera settorizzata, finanziando filiere dalla frutta tropicale alla frutta a guscio. Adesso andremo su altre filiere importanti perché riteniamo che tutto questo, naturalmente combinato con una efficace innovazione, spingendo alla cooperazione i nostri imprenditori, porterà risultati ancora migliori. Nel corso del 2022 sono aumentati i numeri dell'esportazione del 30% sull'agroalimentare e è aumentato il fatturato dell'ortofrutta calabrese che è arrivato a 950 milioni di euro. Speriamo di sfondare il miliardo di euro e quindi di sederci a pieno titolo fra i più grossi produttori nazionali perché riteniamo che questo sia il posto a cui la Calabria deve ambire. I cantieri per il ponte sullo Stretto di Messina partiranno la prossima estate, lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato da Radio 24. Se tutto va come da tabella di marcia, ha spiegato, l'estate dell'anno prossimo potremmo fare il collegamento dal primo cantiere dopo 50 anni. Alla domanda se quest'opera possa essere intitolata Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto: a me interessa farlo. A Berlusconi mi unisce un affetto straordinario. Ho letto dello stadio e dell'aeroporto, del ponte, era un convinto sostenitore come la maggioranza degli italiani. Ognuno deve fare la propria parte. Il Consiglio regionale nella seduta di giovedì discuterà e approverà un'intesa tra le regioni Calabria, Basilicata, Campania e Puglia in materia di governance del fenomeno migratorio e per la promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera. È quanto affermato il presidente dell'Assemblea calabrese Filippo Mancuso in occasione della giornata mondiale del rifugiato. La cooperazione delle regioni del sud, aggiunge Mancuso, mira anche a rafforzare la consapevolezza che operare con spirito cooperativo è un valore aggiunto per individuare e circoscrivere i fabbisogni più impellenti che scaturiscono dai processi di integrazione dei migranti e progettare gli interventi di risposta a livello interregionale. Questa intesa è volta anche a rafforzare il sistema degli interventi di inclusione socio-lavorativa e alloggiativa delle persone straniere, in riferimento alle politiche e agli interventi previsti dal nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie 2021-2027 nelle sue diverse articolazioni. È evanescente, se non totalmente inconsistente, limitata a qualche passerella, l'attività a garanzia della sicurezza nella Sibaritide ad opera della sottosegretaria al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Davide Tavernise. La visita di qualche mese fa nella Sibaritide, aggiunge Tavernise, sintomatica di attenzione e comprensione dei problemi del territorio. E così si pronunciava la sottosegretaria a margine della visita. Alcune necessità sono importanti e reali. Altre necessità invece sono più scoop non legati alla criminalità ma a fatti personali. Ad ogni modo il potenziamento dell'organico ci sarà. E invece il nulla, dice Tavernise, nessun atto ministeriale che completi l'elevazione a primo dirigente, azione avviata già dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, del commissariato di polizia di Corigliano Rossano, né il potenziamento dell'arma dei carabinieri, con il passaggio a gruppo dell'attuale reparto territoriale. Pochi agenti rispetto ai bisogni rendono insufficiente e impossibile poter creare quella necessaria cortina di contrasto all'avanzata della criminalità organizzata.
Una delegazione dei lavoratori del Corpo e i sindacati hanno inscenato un sit-in nel piazzale della Regione Calabria a Catanzaro per evidenziare lo stato di crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo industriale. Al centro della vertenza, anzitutto, la sorte dei 70 lavoratori del Corpo che avanzano diverse mensilità, ma anche le prospettive nei settori nei quali opera il consorzio, dallo sviluppo delle aree industriali alla depurazione. La richiesta di risposte avanzate dai sindacati è rivolta anzitutto alla Regione Calabria. Chiediamo, ha esordito Alessandra Noi Baldari, segretaria crediamo generale sia della arrivato il FPCGL, momento, che sia si per l'esigenza chiarisca il futuro dei lavoratori e si di non chiariscano le funzioni del pronunciare Corap. termini I che destinerei lavoratori sono in questa credito nei regione. confronti del consorzio per circa 3 milioni tra mensilità, tredicesime TFR, e sono stati costretti a ricorrere a prestiti per fronteggiare una situazione insostenibile. Crediamo che sia arrivato il momento, sia per le esigenze, di, sviluppo industriale e di investimenti di cui questa regione ha bisogno. Tenete conto che questo è un ente, o perlomeno questi lavoratori hanno le competenze certamente per gestire quelle risorse del PNRR che potrebbero essere dedicate appunto allo sviluppo di aree industriali che attirino investimenti anche da fuori regione, soprattutto da fuori regione, e mettano nelle condizioni le ZES veramente di decollare. Luciana Giordano, segretaria generale della CISL-FP, ha auspicato che il presidente Occhiuto, l'assessore competente, possa riceverci e affrontare il problema del futuro dei 70 lavoratori che con grande professionalità portano avanti i servizi. Chiediamo appunto di sapere che fine faranno i 70 lavoratori, ma soprattutto come le funzioni del Corap, che sono importantissime, stiamo parlando di un ramo d'azienda che ha a che fare con il settore industriale, che curano la depurazione, un ente che deve creare le condizioni per attrarre investimenti in Calabria, per attrarre, voglio dire, nuove attività industriali. Ma se non creiamo le condizioni anche dal punto di vista infrastrutturale, non potremo mai vedere decollare il settore industriale in Calabria e anche il settore della depurazione comunque continua ad essere in grande sofferenza. Nessuna illegittimità nella procedura che nel giugno dello scorso anno portò allo scioglimento del comune di Soriano Calabro per presunti condizionamenti della criminalità organizzata. L'ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'ex sindaco, dagli ex presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale e da ex consiglieri comunali. Secondo il TAR, i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell'esistenza di un condizionamento dell'apparato amministrativo del comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le censure formulate, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate. Nel caso specifico, infatti, la relazione prefettizia, poi recepita dal provvedimento di scioglimento, ha riportato una serie di vicende significative di una notevole interferenza nella gestione della cosa pubblica da parte di soggetti collegati alla locale criminalità organizzata e gli elementi raccolti suffragano ampiamente l'assunto della sussistenza di forti condizionamenti degli apparati politici e amministrativi del comune disciolto da parte della criminalità, integrando quegli elementi concreti ed univoci che supportano la determinazione di scioglimento. Alla fine, per i giudici, le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall'amministrazione, poiché non elidono gli elementi sostanziali che emergono da quanto riportato. I finanzieri della compagnia di Soverato hanno individuato un locale situato nella marina di Davoli, nel quale venivano impiegati 10 lavoratori, cuochi e personale di sala, impiegati irregolarmente, peraltro non abilitati alla trasformazione e al servizio dei cibi. Diversi, fa sapere il comando della Guardia di Finanza di Catanzaro, gli elementi informativi derivanti dalla costante attività di intelligence e di controllo economico del territorio, nonché dai database a disposizione del corpo. Iniziativa di UNICEF per donare un sorriso ai bambini di Siria e Turchia colpiti dal terremoto. Promotore dell'iniziativa è stato l'ambasciatore nazionale UNICEF, Michele Affidato. Sostenere i nostri bambini. UNICEF è una grande famiglia, una famiglia che
In Italia conta circa 5.300 iscritti nell'albo e 13.000 volontari occasionali. Come dicevo, una grande famiglia in Italia, ma una grande famiglia anche in Calabria. Intanto dalla Calabria arrivano questi atti di generosità e di questo veramente ne sono contento come ambasciatore nazionale UNICEF. La Calabria sta facendo un grande lavoro, anche se è una regione di grande crisi, la Calabria è sempre molto generosa. Questo grazie comunque a tutti, al presidente regionale Giuseppe Raiola, che sta facendo un gran bel lavoro, ma anche a tutti i presidenti dei comitati provinciali, per cui voglio ringraziarli. E ancora una volta la Calabria dimostra attraverso questa raccolta fondi la sua grande generosità. Da soli non si va da nessuna parte, ma creare rete con gli imprenditori, con il sociale, con il pubblico, significa aiutare tanti bambini. Camminare è uno strumento per prevenire e contrastare le malattie croniche e per investire in modo concreto sul proprio benessere. Nell'incontro tenutosi a Frascinetto sul tema In cammino per la salute, moderato dalla giornalista Paola Chiodi. È importante investire, è importante promuovere, è importante parlare di prevenzione. Per trasmettere alle persone il vero concetto del movimento e quindi di trasmettere informazioni importanti. Dobbiamo sperare sempre in un percorso migliore, in strutture migliori, ma soprattutto a stimolare sempre di più le persone a voler praticare attività fisica. Diciamo, cosa può fare la politica per costruire uno stile di vita più salutare? Ci sono tanti piani strategici che sono stati messi in campo a diversi livelli da parte delle istituzioni, a partire dal governo, dal Ministero della Salute, ma anche a livello degli enti locali. Infatti è fondamentale la coordinazione con il mondo della scuola, il mondo scientifico, il mondo delle associazioni sportive, perché le abitudini che si acquisiscono durante gli anni della crescita sono quelle che poi si portano durante tutto il resto della vita e fino all'età adulta. Siamo fra le regioni più bio d'Europa. Siamo regione non glifosate, ma anche per un verso al coinvolgimento delle popolazioni attraverso le mense biologiche negli istituti scolastici, attraverso l'istituzione di registri sulla biodiversità e quindi a convincere tutti quanti che forse dobbiamo cambiare abitudini. Camminare è utile anche per attenuare i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. Non c'è da fare grandi cose, non c'è da fare ore e ore di footing o palestra, basta poco. Basta frequentemente, basta molte volte anche 10 minuti, un quarto d'ora al giorno di attività fisica e si hanno delle notevoli, delle importanti, insperate successi sul sistema cardiovascolare. E poi mangiare bene e sano ci fa vivere più a lungo. Tutto questo si può fare veramente in modo eccellente, mangiando in modo equilibrato, che non significa né digiuno né diete molto restrittive, anzi questi sono falsi miti da sfatare, poche regole, proteine per pasto, saper combinare e poi muoversi. Il Consiglio direttivo di Lega Pro ha deliberato le date relative alla stagione 2023-2024 della Serie C. Il campionato inizierà domenica 27 agosto. La prima sosta è prevista domenica 31 dicembre. Saranno 3 i turni infrasettimanali. Il termine del campionato sarà domenica 28 aprile. I play-off inizieranno domenica 5 maggio. Play-out, gara d'andata sabato 11 maggio. Gara di ritorno sabato 18 maggio. Coppa Italia di Serie C, primo turno eliminatorio, domenica 20 agosto. L'unica squadra calabrese che parteciperà al campionato di Serie C sarà il Crotone.